Buongiorno, bentornati per questa edizione di Weekend Sabato. Come avete visto e sentito, nuova sigla per quanto concerne il nostro appuntamento del fine settimana e non solo. Entriamo nel vivo delle notizie di oggi. Cominciamo partendo da Foggia, dove non si placa la mania di imbrattare i muri delle città. Foggia non ha fatto eccezione e si sono verificati una serie di scritte offensive apparse in diversi quartieri della città. Per i dettagli sentiamo da Foggia Nicola Saracino, TG Blu. A Foggia va di moda imbrattare i muri. Succede in diverse zone della città e riguarda soprattutto zone pubbliche. Qui siamo dietro al comune dove ignoti hanno imbrattato diverse pareti con scritte più o meno comprensibili. È stata invece parzialmente rimossa quella che aveva imbrattato la lapide di Gaetano Postiglione, una delle figure di maggior spicco del fascismo foggiano, che era stata realizzata nel giorno del 25 aprile, festività della Liberazione. Scritte di diverso contenuto sono comparse anche nel reparto di maternità degli ospedali riuniti di Foggia. Come si evince dai video inviatici dalla nostra telespettatrice, diversi sono i cittadini che amano annunciare a tutti la nascita di un bimbo o di una bimba con tanto di data e messaggio di benvenuto. Una pratica che sembra ormai essere diventata un'abitudine, considerata l'enorme quantità di scritte che si estendono anche ai muri nei pressi dell'ascensore del piano. E se la finalità, esternare la felicità per un nuovo arrivo, può anche essere accettabile, è decisamente meno condivisibile che ciò venga fatto su un muro. Tutto è pronto ad Andria, nella Batte, la sesta provincia pugliese, per l'attesa sfilata che vedrà protagoniste una delle case di moda più importanti in Italia e nel mondo, Gucci. E la città non vuole farsi trovare impreparata. Salvatore Peterolo, Teleregione. L'occasione è di quelle uniche nel suo genere. Una sfilata di moda organizzata da Gucci nello scenario di Castel del Monte non è appuntamento di tutti i giorni. Probabilmente è un evento irripetibile che la città di Andria proverà a non sciupare, presentandosi con il miglior abito possibile all'appuntamento del prossimo 16 maggio. Anche per questo l'amministrazione comunale e l'assessore al marketing, Cesare Troia, hanno voluto convocare tutti gli attori possibili tra operatori turistici, produttori e titolari di attività ricettive. La città sarà meta di migliaia di persone e vuole farsi trovare pronta. Del resto, il richiamo turistico del maniero federiciano è stato amplificato proprio dall'annuncio di quell'evento della moda. Nella giornata del 25 aprile le presenze sono quasi raddoppiate e per il 1° maggio si attende il pienone di turisti. Per questo l'assessore Troia traccia la linea e fissa gli obiettivi a breve e lungo termine. Io ho voluto chiamare a raccolta tutti gli operatori, gli stakeholder del territorio perché dobbiamo prepararci a questo evento. È chiaro che è un'opportunità che si presenta in modo tale che spero capiscono tutti gli stakeholder che bisogna fare rete su questo territorio e cercare di promuovere, perché Castel del Monte è conosciuto in tutto il mondo. La nostra città, diciamo, è chiaro che è sede di Castel del Monte, ma deve essere, come dire, protagonista insieme a Castel del Monte. Quindi questo è l'obiettivo che tutti quanti ci prepariamo a essere ospitali rispetto agli stranieri che verranno in questa città in quei giorni, ma soprattutto che possiamo mettere, come dire, in rete quelli che sono le nostre eccellenze, quindi i nostri prodotti enogastronomici e tutte le peculiarità di questo territorio, che non solo sono enogastronomici, ma sono anche le bellezze artistiche, culturali, architettoniche. Ricordo che Andria ospita le mogli di Federico II, ha un monumento dedicato a Federico, da Federico alla città di Andria, come la Porta di Sant'Andrea, e quindi insieme dobbiamo necessariamente vincere queste sfide che partono da oggi, ma con tutti gli eventi che abbiamo in mente di organizzare sino al nostro mandato, diciamo, devono trovare la città pronta. E alle 8:17 minuti è il momento di un'ampia pagina sportiva.
Calcio smaltita, la festa per la promozione in Lega Pro per l'Audace Cirignola. È il momento di ritornare in campo. Oggi gara ad eliminazione diretta dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie D. Al Monterisi arriva la formazione del Cittanova. È una settimana in cui sicuramente c'è stato il tempo per festeggiare, meditatamente, perché i ragazzi dovevano lasciare. Quella che avete visto era l'intervista a Michele Pazienza, ma ci ritorneremo tra un istante. Se la regia è pronta, andiamo ad ascoltare il servizio di prenotazione della sfida di Coppa Italia di questo pomeriggio tra Audace Cerignola e Cittanova. Smaltita la festa per la promozione in Lega Pro per l'Audace Cirignola. È arrivato il momento di riconcentrarsi sul campo. La formazione gialloblu, allenata da Michele Pazienza, è attesa sabato pomeriggio al confronto dei quarti di finale ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Serie D. Affronterà infatti la formazione del Cittanova. Negli ottavi di finale la formazione ovandina aveva battuto quella campana del Gladiator con il punteggio di 4-2, mentre il Cittanova aveva eliminato il Trapani con il punteggio di 1-0. Dunque la formazione ovandina non sottovaluta l'appuntamento odierno ed anche in vista di un rush di finale di campionato sicuramente più tranquillo. Con la promozione già in tasca, infatti rimangono 4 le partite da completare per chiudere la stagione, compresa anche la Coppa Italia. Con l'aiuto della regia adesso andiamo a vedere il quadro completo delle partite della Coppa Italia di Serie B. Possiamo anche andare tranquillamente a tutto schermo. Ecco qui, l'appuntamento è alle 16 di oggi per Audace Cerignola Cittanova. Vi ricordo che si sono già giocate due quarti di finale che hanno visto il Bologna vincere sul Carpi per 2-0, mentre, se non andiamo errati, la Caranese ha vinto ai calci di rigore contro la formazione del Cesarano a Bergamo. L'altra quarto di finale è stato tra Torres e Scandicci, vinto dalla Torres con il punteggio di 4-3. Quindi, salvo variazioni, dovrebbe essere l'ipotetica semifinale. Se l'Audace vincerà questo pomeriggio contro il Cittanova, sarà la semifinale tra Torres ed Audace Cerignola. E adesso veramente andiamo a sentire le sensazioni pre-partita di questa sfida di Coppa Italia nelle parole del tecnico dell'Audace Cerignola, Michele Pazienza. È una settimana in cui sicuramente c'è stato il tempo per festeggiare, meditatamente, perché i ragazzi dovevano lasciarsi andare per quanto fatto fino a domenica ed era meritato, insomma, tutti i tipi di festeggiamenti che hanno fatto, dalla dopo partita anche al giorno dopo, avendo avuto un giorno in più di riposo, tutto giusto, dovuto. È meritato, conquistato sul campo attraverso prestazioni, attraverso risultati. Chiaro è che al rientro i ragazzi, come mi aspettavo, si sono fatti trovare mentalmente pronti e già sul pezzo. E abbiamo preparato al meglio la partita di domani, dove sicuramente faremo di tutto per passare il turno, perché, come hai appena detto, quella della Coppa Italia è un nostro obiettivo, è un obiettivo che i ragazzi vogliono assolutamente raggiungere. E durante la settimana l'hanno dimostrato coi fatti, svolgendo tutti gli allenamenti con il massimo dell'impegno. E queste sono state le parole di Michele Pazienza prima della sfida di oggi pomeriggio. E passiamo adesso ad un'ampia pagina dedicata alla pallavolo, ultima giornata della stagione per quanto riguarda il campionato di Serie B 1 donne e la Fenice Libera Virtus, se lo sapete, da circa un mese e mezzo è retrocessa in Serie B2. Dunque, oggi avrà il suo ultimo impegno nella prestigiosa Serie nazionale con la trasferta contro Santa Teresa Messina. Nel precedente turno di campionato, lo ricordiamo, le ordine
allenate da Marcello Sarcinelli erano state sconfitte la palla di Rio contro Arzano per 3-0, mentre Santa Teresa Messina si era imposta sulla seconda in classifica, il Melendugno. Con l'aiuto della regia andiamo a vedere il quadro completo delle partite di oggi, che sono Telesino Team Catania, Desi Volley in Melendugno, Santa Teresa Messina, Fenice Libera Virtus, Torrese Napoli, Sigom Messina, Arzano, Cutropiano e Terrasini, Castellana Grotte. La classifica la vedete: Sigom Messina 51 punti, Melendugno 49 e Santa Teresa Messina 44. Ricordiamo che le prime due di ogni girone disputeranno i playoff per l'accesso alla Serie A2 femminile nazionale. Adesso ancora pallavolo, ma stavolta i playoff promozione per la Serie B2, in cui è protagonista la pallavolo Cerignola, che domani, 1 maggio, effettuerà il primo atto di questa post-season in trasferta contro Trepuzzi. Comincia l'avventura playoff per la promozione in B2 per la pallavolo Cerignola. Dopo due settimane di allenamenti intensi, le Pantere, allenate da Michele Valentino, affronteranno il 1 maggio la trasferta contro il Volley Trepuzzi. Le padroni di casa salentine hanno concluso al terzo posto del girone C del campionato omonimo con 25 punti, frutto di 8 vittorie e 6 sconfitte. Il girone playoff le ha viste vincere all'esordio fuori casa 3-0 al Nardò. Le Ovantine hanno chiuso il girone A al secondo posto della C femminile con 38 punti, 13 vittorie ed appena 3 sconfitte. Altomonte e compagni sanno bene che vincere la prima partita sarà la condizione giusta per cercare di raggiungere il traguardo agognato della B2. La corsa comincia dunque fra mille insidie da superare, si spera, nella miglior maniera possibile. Inizio della gara domenica 1 maggio alle ore 18. Ed ora il calcio, il campionato di Serie A con la lotta a scudetto, che a 4 giornate dalla fine potrebbe ancora regalare più di una sorpresa. E si comincia già oggi con l'attesa sfida al Maradona tra il Napoli ed il Sassuolo. I ragazzi di Luciano Spalletti, dopo la sconfitta subita ad opera dell'Empoli in rimonta per 3-2, vogliono mantenere vive le speranze e scudetto, in attesa poi di quelle che sarà le sfide che vedranno protagoniste l'Inter seconda ed il Milan al primo posto. In contemporanea anche una importante sfida salvezza alla Dacia Arena tra Cagliari e Verona. Poi un scontro, il derby della Lanterna, particolarmente sentito tra Sampdoria e Genoa, e poi lo Spezia che ospita la Lazio alle 20:45. Domani poi il resto del programma con le sfide scudetto, e le possiamo anche vedere in grafica. Le sfide scudetto che vedono protagoniste le milanesi: il Milan che affronta la Fiorentina a San Siro, mentre l'Inter, dopo la sconfitta subita nel recupero di campionato contro il Bologna, vuole rimanere nella scia. Le sfide poi per l'Europa sono Juventus-Venezia e Roma-Bologna insieme ad Empoli-Torino. Il quadro poi si concluderà nella giornata di lunedì 2 maggio con la sfida tra Atalanta e Salernitana, dove in palio tra Europa e salvezza sarà davvero una bella sfida, visto che i campani in questo momento stanno cercando di arrivare a una salvezza che ai più pareva impossibile. E siamo arrivati in conclusione di questa edizione di Weekend Sabato. Vi ricordo che i servizi, le notizie e le edizioni dei telegiornali in continuo aggiornamento li ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi diamo appuntamento alle 12:30 circa con Sport 24 Live del sabato. Grazie a tutti per essere stati con noi e un buon inizio di weekend.